succede se al termine management qui a Ca' Foscari accosto il termine welfare? Stiamo parlando del master di secondo livello in management del welfare e del terzo settore. Sono Salvatore Russo, direttore del master in management del welfare e del terzo settore. Per l'anno accademico 2022-2023 il master è proposto in una versione rinnovata con una maggiore dedizione all'ambito del terzo settore, basato su gli insegnamenti fondamentali e le attività di laboratorio. Un laboratorio è dedicato alla previdenza e al sistema integrativo, un altro laboratorio dedicato alla progettazione e monitoraggio dei bandi di welfare, un laboratorio è dedicato al terzo settore, all'impresa sociale e all'innovazione sociale, un altro laboratorio è dedicato al welfare di comunità e al partenariato pubblico-privato. Il master si rivolge a coloro che vogliono consolidare le competenze e conoscenze in questo ambito, coniugandole appunto con gli strumenti manageriali di cui si sente sempre più bisogno all'interno del sistema. Il master è stato congegnato anche per formare nuove figure operanti appunto all'interno di cooperative, case di cura o altre istituzioni che frequentemente interagiscono con il sistema di welfare in tutte le sue sfaccettature. Sempre all'interno del nostro target di riferimento sono da considerare coloro che operano già nell'ambito del sistema di welfare. Sono previsti due momenti importanti, uno dedicato al tirocinio, che può essere svolto all'interno di istituzioni operanti nell'ambito del welfare nel nostro territorio regionale ed extraregionale, e lo svolgimento di un project work che accompagnerà l'elaborazione e la discussione della tesi finale. Ricordo infine la scadenza entro la quale è possibile presentare le domande di iscrizione al master, è il 21 gennaio 2023.